Anche questo esercizio proviene da un esperimento vero. Abbiamo un laser rosso di cui non conosciamo la lunghezza d'onda e la misuriamo attraverso l'esperimento con il reticolo di diffrazione da 750 righe al millimetro. Sullo schermo, oltre al massimo centrale, troviamo la prima coppia di massimi laterali X1 e la seconda coppia X2. Lo schermo è posto a 11,5 cm di distanza dal reticolo. È molto difficile allineare perfettamente lo schermo con il reticolo e con la direzione del laser, quindi le posizioni dei puntini luminosi vengono appena asimmetriche, 6,1 cm a destra, 6,0 cm a sinistra, 35,6 cm meno 35,4. Quindi come valore X1 prendiamo il valore medio, 6,05 cm, e anche come valore X2 prendiamo 35,5 cm. Ricordiamo le solite tre formule, la tangente di alfa n e le due espressioni per la differenza di cammino delta. Qui il disegno dell'ingrandimento del reticolo l'ho fatto pensando a n uguale 2, quindi l'angolo alfa 2 e una differenza di cammino pari a due lunghezze d'onda. Il passo del reticolo lo conosciamo perché lo possiamo ricavare dal numero di righe al millimetro. Infatti, se noi prendiamo per esempio un millimetro di lunghezza, sappiamo che ci sono 750 righe. Quindi per trovare il passo basta dividere questo millimetro L diviso il numero delle righe. Un millimetro diviso 750, un millimetro lo scriviamo come 1000 micron e quindi il passo è 1,3 periodico micron. Oppure, sapendo che il passo del reticolo è sempre l'inverso del numero di righe al millimetro, potevamo fare l'inverso di n su L. E infatti trovavamo lo stesso 1 mm diviso 750, come prima. Ora, dalle tre formule, andiamo a vedere dov'è la nostra incognita. Sta in questa ultima formula, delta uguale n lambda. Cominciamo con la prima coppia di puntini luminosi che corrisponde a n uguale 1, questi due qua. L'incognita, abbiamo detto, è qui, delta uguale 1 lambda. Infatti, per n uguale 1, la differenza di cammino è di una lunghezza d'onda sola. Ma delta sappiamo che vale d seno di alfa 1 per via di questa formula qua. E quindi la lunghezza d'onda è d seno alfa 1 diviso 1. Ci serve quindi seno di alfa 1. Lo troviamo dalla formula della tangente. Tangente di alfa 1 uguale x1 diviso d. x1 ci mettiamo la media che abbiamo detto prima, 6,05 cm. D lo conosciamo. Questo è il valore della tangente di questo angolo alfa 1. Quindi ricaviamo l'angolo con l'arco tangente, sono 27,7 gradi. Di questo angolo facciamo seno, fa circa 0,466, che andiamo a sostituire qui per trovare lambda. Qui c'è il passo del reticolo, 1,3 periodico micrometri. Seno alfa 1 l'abbiamo appena calcolato, diviso 1. Questo diviso 1 sarebbe n. E quindi troviamo 0,621 micron. E si conferma che la lunghezza d'onda che abbiamo trovato è quella di un laser rosso. Infatti il colore rosso dell'arcobaleno sta tra circa 0,6 micron e 0,65 o anche fino a 0,7. I calcoli potrebbero essere finiti qui perché la lunghezza d'onda l'abbiamo trovata, però abbiamo sfruttato soltanto metà dei dati sperimentali disponibili. Adesso sfruttiamo l'altra coppia di massimi luminosi, quindi rifacciamo gli stessi identici calcoli di prima con x2, tangente di alfa 2, insomma con n uguale 2. Quindi calcoliamo prima la tangente di alfa 2, poi con l'arco tangente calcoliamo l'angolo, 72,1 gradi, un angolo piuttosto largo. Facciamo il seno di quest'angolo, fa quasi 1, e quindi passiamo alla formula che esprime la differenza di cammino, che questa volta è 2 lambda. Infatti è proprio questo disegno qua. La differenza di cammino è due lunghezze d'onda, ma la differenza di cammino sappiamo che è anche d per seno dell'angolo opposto, quindi d sen alfa 2, eccolo qua infatti, da cui ricaviamo lambda, d sen alfa 2 diviso 2. Sostituendo i valori, il passo del reticolo sen alfa 2 viene fuori 0,634 micron. Dunque abbiamo trovato due valori di lambda, in teoria dovevano venire identici. Il primo valore è stato ottenuto con la prima coppia di massimi laterali e quindi l'ho chiamata lambda 1. Il secondo valore l'abbiamo ottenuto con l'altra coppia, quindi l'ho chiamato lambda 2. Adesso queste due misure di lambda vanno riassunte in una misura unica.
Perciò calcoliamo la media di questi due valori, lambda 1 più lambda 2 mezzi, 0,628 micron. E come errore di misura, cioè come incertezza di misura, calcoliamo la semidifferenza, cioè la differenza diviso 2. Lambda 1 meno lambda 2 in modulo diviso 2. E fa questo valore che però, come in fisica sperimentale sappiamo che gli errori assoluti vanno sempre scritti con una cifra significativa, mentre invece questo numero ne ha 2, 6 e 7, quindi arrotondiamo con una sola cifra significativa 0,007. Dunque la misura finale è il valore medio 0,628 più o meno 0,007 micron. Vediamo che si tratta di una misura abbastanza precisa, perché l'errore è soltanto di 7 parti su 628, quindi stiamo intorno all'1% d'errore. Notiamo anche che il laser potrebbe essere anche quello da 633 nanometri, perché il valore 633 rientra nell'intervallo di misura. Infatti l'intervallo di misura sperimentale va da 0,621 a 0,635 micron. Quindi il valore 0,633 ci rientra, quindi potrebbe trattarsi di quel laser lì. Sicuramente non è la laser pen da 0,650 micron, perché questo 0,650 è abbondantemente fuori dell'intervallo sperimentale che abbiamo trovato. Come ultima osservazione ci chiediamo se per caso esiste anche la terza coppia di massimi laterali, X3, e magari non l'abbiamo vista, forse perché è molto lontana. Per saperlo basta prendere la lunghezza d'onda, moltiplicarla per 3 e fa all'incirca 1,9 micron e confrontare questo 1,9 micron con il passo del reticolo che è 1,3 periodico micron. Quindi 3 lunghezze d'onda non ci stanno nel passo del reticolo e quindi non possono esserci i terzi massimi laterali. Già i secondi massimi laterali ci stavano per poco. Infatti se noi prendiamo la lunghezza d'onda e la raddoppiamo, la moltiplichiamo per 2, troviamo poco meno di 1,3 micron, cioè troviamo quasi il passo del reticolo. Quindi nel passo del reticolo ci stanno appena due lunghezze d'onda. E infatti la coppia dei secondi massimi laterali si trova ad angoli molto ampi, angoli di circa 72 gradi.